100! Sono tantissimi! Li ho sentiti! Erano tutti dentro di me! Voci, spettri! Erano qui, li ho sentiti! Ma di che stai parlando? Che succede? Sveglia! Cos'è successo? Ehi! Svegliati! Cos'è questo rumore? Ragazzi, è Logan! Ancora tu? Cosa vuoi da noi? Cosa ne hai fatto? Adesso basta! Sei solo un sadico bastardo, liberaci! Se avessi questo potere lo farei anche subito. Forse. Tuttavia, sta a voi trovare la chiave di volta per liberarvi dalle catene che voi stessi avete forgiato nel vostro io più nascosto. Mi fa paura. Che cosa possiamo fare? Adagiamola sul divano. Cosa facciamo? Forse deve essere lei. Deve trovare la forza necessaria per affrontare i propri demoni, per potersi svegliare. E non possiamo stare con le mani in mano. È vero, non possiamo fare molto, ma possiamo farle sentire la nostra vicinanza. Possiamo farle capire che non è sola. E come facciamo? A volte basta un gesto semplice. Avviciniamoci a lei. Stringiamoci e prendiamola per mano. Chi sei? Perché mi hai condotta qui? Sono la tua voce più autentica, il riflesso delle tue aspirazioni più profonde. Quello che hai di fronte è il labirinto di tutte le tue paure. Cosa ne pensi? No. Tu sei solo un'illusione. Certo che sono un'illusione. Tu credi di essere reale? Il reale è la più grande finzione che esista. Lo sapevi? Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Dico che tutti noi ci cuciamo addosso una maschera, illudendoci che possa proteggerci dal mondo esterno. E poi, alla fine, diventiamo parte di quello stesso mondo esterno che desideriamo tanto combattere. Non ti seguo. È normale. Tutte le verità scomode sono difficili da seguire. E tu hai paura di accettarti per quello che sei veramente. Hai paura di dimostrare al mondo i tuoi desideri più nascosti, i tuoi sogni più audaci. Ma io ti dico una cosa. Solo abbracciando la tua unicità troverai la forza di superare le tue paure. La mia unicità? È così, la tua unicità. Perché siamo tutti uguali. E ognuno di noi è diverso. Ci avevi pensato? Le tue stesse paure, quella di non essere accettato, del giudizio degli altri, di mostrare al mondo le tue vulnerabilità, sono le stesse paure che affollano la mente delle altre persone. Però, per paura di esporsi, tutti continuano a cucirsi addosso una maschera di menzogna che alla fine ci rende indifferenti.
e ci porta ad una vita di dissimulazione. Ma come faccio a non sentirmi sbagliato? Quando mi alzo in mezzo alla notte a causa degli incubi, quando qualcuno mi punta il dito contro, come faccio ad accettarmi quando ho paura che gli altri non mi accettano, ma in primis non mi accetto io? Se tutti noi imparassimo ad amare e ad accettare le nostre imperfezioni, non avremmo bisogno di usare l'attacco come arma di difesa, che poi è ciò che ci rende indifferenti e meschini. Amare le proprie imperfezioni. Sì, la tua paura è come un velo che offusca la tua vera bellezza. Per superarla, tu devi abbracciare la tua unicità. Devi danzare con la tua autenticità e accettare il fatto che il giudizio degli altri non definisce il tuo valore. Tu sei una sinfonia di emozioni. Sei un universo in continua espansione. Ogni passo che fai, ogni parola che pronunci, riflette la tua unicità. Non permettere a nessun giudizio esterno di offuscare la tua luce interiore. Ormai è svenuta da troppo tempo. Credete che possa farcela? Si sta svegliando! Sto bene. Sto bene. Ma che cosa hai visto? Ho attraversato il buio, ma ho capito che solo attraversando il buio si può vedere la luce. Ancora tu? Ben ritrovati, ragazzi. Sono contento che siate arrivati fin qui. Tuttavia, ho pensato di prepararvi una piccola sorpresa. Con divertimento.